dobbiamo ritornare in Sicilia per gli aggiornamenti sugli incendi che stanno colpendo la conca intorno a Palermo, in particolar modo Piana degli Albanesi. Peraltro tra pochissimo, Roberta, avremo in diretta una capo scout che ci racconterà della bruttissima esperienza di 50 ragazzi letteralmente di fatto circondati dalle fiamme la scorsa notte. Ma andiamo a vedere che cosa succede ancora. Sono in azione i Canadair. Torniamo in collegamento con la TGR Sicilia con Antonio Sansonetti. Sì, buongiorno da Piana degli Albanesi, un comune circondato dalle fiamme, le nubi di fumo e la cenere incanalandosi nella Conca d'Oro sono arrivate fino a Palermo, a 30 km da qui. Il capoluogo si è svegliato con la puzza di bruciato, ma ovviamente la situazione più critica è qui. Siamo in Contrada Casalotto, in un altro punto rispetto a Monte Pizzuta, di una tenaglia che sta prendendo in mezzo il centro abitato. Le squadre sono al lavoro da ormai 30 ore. Due i Canadair in azione e un falco, l'elicottero falco della protezione civile. Chi abitava nelle vicinanze di Monte Pizzuta e qui in Contrada Casalotto è stato costretto ad evacuare la propria casa e si sta concentrando nel campo sportivo. Le fiamme non hanno risparmiato neanche il memoriale di Portella della Ginestra. Ora possono partire le interviste. Sentiamo prima il sindaco di Piana, Rosario Petta, e poi una parte della popolazione e la forestale che è intervenuta per domare i roghi. Poi la linea può tornare allo studio. Allora, è da ieri pomeriggio che stiamo veramente vivendo un inferno di fuoco. Avevamo avuto delle avvisaglie l'anno scorso, ma questo di quest'anno sta superando tutto e tutti. Persone che dopo 50 anni non si ricordavano minimamente situazioni del genere. Azione, come ho detto più volte, criminale, più punti contemporaneamente, parliamo di 6, 7, 8 punti, ancora non si sanno i punti di fuoco da dove e come sono partiti. Per noi la grande tristezza è vedere questa situazione, davvero. Sono senza parole. Questo è peggio dell'anno scorso. Una schifezza, una schifezza. Abbiamo più di 500 ettari di terreno già fra pascoli, seminativi e coltivazioni incendiati, più 300 di riserva naturale. Già. Quanti ettari in tutto? Circa 800 ettari in tutto. Allora, dovremmo avere collegata con noi forse la capo scout Stefania Zambuto, Roberta? Sì, 50 ragazzi che erano sulla piana degli Albanesi, nel parco attrezzato del lago, si sono trovati improvvisamente completamente accerchiati dal fuoco. La capo scout, che dovrebbe essere in collegamento con noi, Stefania Zambuto, li ha tratti in salvo. Stefania, buon pomeriggio. Avete vissuto dei momenti di puro terrore, immagino. Sì, è doveroso comunque fare delle precisazioni. Sì. Il fuoco ci ha raggiunto nell'area esterna alla nostra zona, oltre la recinzione. Ci siamo accorti dopo pranzo che a circa 800 metri da dove stavamo noi le fiamme insomma si erano alzate. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco che in quel momento comunque erano già impegnati con altre squadre in altri incendi, per cui immediatamente io e l'altro capo scout e lo staff abbiamo messo in salvo con i nostri mezzi ragazzi portandoli fuori dall'area abbattiva perché in quel momento era veramente rischioso. Dopodiché sono arrivati tutti i soccorsi e ci hanno trasferiti al palazzetto delle scorte. Ecco Stefania, come hanno reagito i ragazzi? Erano in 50, erano tanti? No, in realtà sono 31 ragazzi, insomma in tutto siamo 46 compresi i capi. I ragazzi ovviamente in quel momento fanno capo a noi che siamo gli educatori. Ovviamente si sono spaventati, però gli scout si sa, sorridono e cantano anche nelle difficoltà, per cui passato il primo momento abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo sorriso, perché è comunque nel nostro stile, noi affrontiamo in questo modo, certo, le difficoltà, devo dire che funziona, perché i ragazzi si sono rimasti in carreggiata, sono pieni di risorse, hanno dato anche molta forza ai capi.
Grazie, grazie Stefania Zambuto. È bella anche questa immagine, ovviamente sì. Nella difficoltà, gli scout che continuano comunque a cantare, a sorridere, a giocare anche per allentare la tensione. È ancora un'estate dominata dagli incendi nel nostro paese, vi abbiamo raccontato in queste ore ovviamente quanto è accaduto in Sardegna, peraltro lì incendi durati molto, speriamo che lo stesso destino non sia per la Sicilia, almeno 3 giorni di roghi, lo ricordiamo, in questo caso almeno 20.000 ettari bruciati, 1.500 le persone che erano state di fatto evacuate. Si è mossa la solidarietà in primis proprio tra la gente dell'isola, molti hanno perso tutto, soprattutto parliamo di allevatori. Il racconto è di Antonella Del Preno. Il Montiferru è una montagna che rappresenta veramente il cuore della cultura boschiva in Sardegna ed è stato completamente distrutto, quindi ci sono danni economici ma soprattutto danni morali, questo fuoco ci ha bruciato l'anima. Antonio Flore è il sindaco di Scano, uno dei centri più colpiti dal fuoco. Da giorni il comune è attrezzato come un campo base per l'emergenza incendi. Ci sono 4 giorni qua. Che siete qua? 4 giorni qua, siamo stanchissimi. I danni non si contano e il sindaco con i suoi uomini ha lanciato una sottoscrizione per ricostruire Scano. Mi conforta molto la solidarietà che ci stanno dimostrando tutti. Solidarietà in Sardegna in questo momento è la parola magica. Da noi c'è l'usanza della separatura. Cos'è? La separatura sarebbe se uno le succede qualcosa o le muoiono le pecore o una disgrazia e non riesce a ricomprarsela, allora ogni allevatore ne dona una, due per rimetterlo in piedi, per non lasciarlo con il sedere per terra, diciamo. La solidarietà sarda? Perfetto, sarda. E così si fa anche per il fieno. Il campo di calcio di Tres Nuraghes è diventato il deposito per tonnellate di fieno impacchettato o arrotolato che sfamerà il bestiame allo stremo. L'orgoglio sardo corre in soccorso a chi nel fuoco ha perso il lavoro di una vita. Quanti animali avete? Allora, erano circa 160 a Sennariolo e se ne salveranno credo una ventina. E qua gli agnelli forse 2. Gli agnelli stanno in questo capannone, miracolosamente scampato, lui sì, alle fiamme. Questo è brutto dirlo, ma non penso che si salvino, guardi quello. Per curare un agnello, la pomata costa 35 euro e le fa un giorno. Se fai i calcoli della spesa per recuperarli, non ne vale la candela. Sulle nostre teste intanto i Canadair continuano a fare la spola tra il mare e la terra perché il fuoco che ha devastato la Planargia è duro a morire. È un reato equiparabile alla strage, al terrorismo. Ma lei è sicuro che qualcuno ha appiccato il fuoco? Assolutamente sì, qui c'è una mafia dei fuochi. C'è una mafia dei fuochi. Perché? Perché c'è un tornaconto di tutto questo. Ma l'emergenza, lo sapete, non riguarda solo le nostre isole. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della terribile alluvione che ha colpito il Comasco. E allora l'attore George Clooney, che è in vacanza in quella zona, come forse sapete possiede una bellissima villa proprio lì, ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a tutta la popolazione. Ascoltiamolo. It's so much worse than anybody thinks. It's much worse. We were in Chernobyl, it's very bad. This is the syndaco, this is the mayor. It was very bad in Chernobyl, but here in Lalio it's much worse. They think it could be years and millions of dollars before they can fix it. It's going to be very bad. But the place will come back to is wonderful. Of course. This is this town has been here forever and it's going to continue and it'll be stronger and come back better. This is a very resilient town. Un posto resiliente, dice George Clooney, a proposito ovviamente di Laglio, di Chernobyl, di tutti i comuni del Comasco colpiti in queste ore dalle...